Oggi ragazzi ci troviamo al matrimonio, il primo di questo nuovo format dove andrò a intervistare un po' di invitati al matrimonio e se riesco anche gli sposi. Ma prima di iniziare ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi. Ora andiamo a vedere un po' la cerimonia com'è. Andiamo ragazzi, andiamo. Ci troviamo alla chiesa di San Pietro in Montorio per il bellissimo matrimonio di Fabiano e Francesca che tra poco andrete a conoscere. Ecco ragazzi, arriva lo sposo. Ragazzi, tra poco arriva la sposa. E loro sono i due novelli sposini, Fabiano e Francesca, ragazzi, quanto sono belli, ragazzi, oh. Anche gli abiti che hanno sono bellissimi, guardate l'abito della sposa, quanto è bello, raga, tutto bello, brilluccicoso, con uno strascico lungo, 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 guardate, guardate come brilluccica tutto, anche l'abito dello sposo è bellissimo, bello, un azzurro lucido, bello, mi piace proprio, un bellissimo abito per i due bellissimi sposini, ragazzi, quindi... Quindi mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti tutti gli auguri da fare a loro, a Fabiana e Francesca, per questo giorno speciale. Il fatidico sì è stato detto, ragazzi. Ora andiamo a vedere un po' di fargli qualche domanda agli sposi, raga, andiamo a bere, andiamo. Senti, gli vogliamo dire una dedica allo sposo? Tantissimi auguri, Fabiano, Francesca, tante belle cose. Digli una fortuna che gli auguri, qualcosa di buono che gli auguri. Tutto quello che li può fare felice. Che li può fare felice, dai, esci, dai. Io mi chiamo Rosalinda. Rosalinda, senti, gli vogliamo mandare un augurio ai... Un augurio bellissimo, che sono sempre felici come adesso. Dai, innamoratissimi. L'altra invitata invece chi è? Chi è sto confetto la prima qua? Chi è? Felice. E vi auguro il meglio da questa vita splendida in tutto e per tutto. Mezzo. Cuore. Col mezzo, cuore, anzi. Col cuore. I parenti, chi sta? La zia, lei è la zia della sposa. Senti, gli vogliamo dare un augurio a tutti sposi. Dagli un augurio, che gli vuoi dire? Dai, auguro di essere felici e di tanti, tanti marmocchietti. Perché voglio diventare doppiamente zia. Ah, quindi doppia zia, non te basta una, vuoi fare la doppietta. Lei è la, tu sei? La cognata. Manco lei so ricorda più, tu sei la cognata. La cognata. Ok, tu invece sei? Siamo live. No, non siamo live. Se non siamo live non parlo. Ok ragazzi, lui solo in live. O sopra o niente. O sopra o niente, quindi raga, la famo dopo a live. Ed eccoli che escono dalla chiesa, pronti questi sposini a ricevere un'ondata di riso fra 3, 2, 1... Sposa, una parola per oggi? Una definizione di oggi? Non saprei, guarda, non ho parole. Non hai parole, dai, dai, Sposo, mi dai una definizione per oggi? Bella giornata. Bella giornata, raga, bella giornata. Ragazzi, qua abbiamo un altro testimone. Mi vuoi dire, vuoi darci una definizione per oggi? Stupendo, bellissimo. Un augurio che vuoi dare a Fabiana e Francesca per questo giorno speciale? Che se lo ricorderanno per tutta la vita, se lo ricorderanno, che dici? Se lo ricorderanno. Dagli un augurio speciale. Auguri di cuore. Questo matrimonio. Qui abbiamo un'altra testimone, la testimone della sposa, giusto? No, dello sposo. Dello sposo, dello sposo. Gli vuoi dare una definizione per oggi? L'emozione. Sei emozionata? Ti sei messa a piagne, che noi non da dietro non t'avevamo visto. Sì, ti sei messa a piagne. Che si vede, guarda, mi ero fatta truccare, guarda le occhiaie che mi sono venute. Mo raga, andiamo a mangiare perché ci avevamo fame. E siamo arrivati qui alla sala, alle Jardin Potager, dove festeggeremo questo bellissimo giorno e ci dà il benvenuto lui con questi tè freddi speciali e buonissimi e poi lo assaggiamo! Quindi raga, ora provo fragole e limone, questo è un tè indiano freddo, tè fresco, rinfrescante.
si sente proprio fragole di limone. Ottimo, raga, ottimo. Ragazzi, invece qua ci sta la madre dello sposo. La madre dello sposo, gli vogliamo fare un augurio a sto sposo, a sto Fabiano? Che gli vuoi dire? Che trovassi un lavoro eccezionale e che vivessi tutta una vita felice. L'importante è la felicità, eh? Certo. Dai. E poi ci sono anche loro che ci offrono da bere con drink, prosecco, succhi di frutta, spritz e chi più ne ha, chi più ne metta. Quanto è buono, raga. Niente, raga, abbiamo mixato prosecco e ananas, dai. Ragazzi, sprizzino che ci vuole, lo spritz a questo orario, diciamo, raga, a questo orario lo sprizzino ci vuole. E niente, raga, avete mai visto un matrimonio dove c'è il sushi? Qui ci sta. E ora si aprono il buffet degli antipasti con i sushi, frutti di mare crudo e tantissima altra roba. Quanto è buono, raga. E ora arrivano anche gli sposi. Gli ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti tutti gli auguri da fare agli sposi, a Fabiana e Francesca, per questo bellissimo e speciale giorno che si ricorderanno per tutta la vita. Questo invece è il loro tavolo, dove ci sono le action figure personalizzate. Raga, guardate, sono fatte proprio come sono loro, guarda, con tutto l'abito, le cose. Mamma mia, quanto sono belli. Bravi ragazzi, auguri. Ragazzi, siamo arrivati al tavolo. Questo è il nostro tavolo con i nostri segnaposti. Cioè, ragazzi, guardate che fighe le valigie con scritti Fabiano e tutto quanto il resto, raga. Ma che belli. E stanno arrivando in sala gli sposi. Auguri, auguri, ragazzi. Auguri Fabiano e Francesca per questo bellissimo giorno di matrimonio. Io vi auguro tantissimi auguri e tantissima felicità. E anche voi, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti tutti gli auguri da fare a questi bellissimi sposini che si stanno sposando oggi. Ragazzi, è arrivato i gnocchetti. Che gorgonzola, radicchio e provola, raga. E iniziamo con il primo gnocchetti di radicchio e provola e poi lo assaggiamo. Non sono un grande amante del radicchio, però stavolta a me piace. È equilibrato, ma raga, fatemi mangiare, se sentiamo dopo. Ed è arrivato, ragazzi, il secondo primo, mamma mia, e poi lo assaggiamo. Ragazzi, è arrivato il secondo primo, è arrivato il tagliolino. Ma che stai a dire? Ah, tagliolini, gamberi, pacchino e pistacchio di Bronte, raga. Amore, i piccini si sono andati. Buono, raga, buono. A me piace, se vediamo dopo. E dopo aver mangiato, ovviamente si passa al karaoke, ragazzi. Mamma mia, peccato che non vi posso far sentire cosa stavamo cantando e il casino che stavamo a fare, perché se no YouTube mi blocca il video. La vita, la gente si spesse e comincia un mondo diverso. E dopo che ci siamo messi a divertire a cantare, arriva il pescetto e poi lo assaggiamo. Quindi, ragazzi, ci è arrivato questo filetto di cerniera in crosta di patate. Ma che bello, raga. Assaggiamo sto filetto di cerniera, assaggiamolo, raga, con il coltello, con lo speciale, no? Lo assaggio. Filetto di cerniera, credo che questo sia un coltello, credo, però. Buona, a me piace la cerniera, a me piace. E ci hanno portato il sorbetto lievemente alcolico, ma lo proviamo. Il telefono fuori, me lo vai a prendere. Niente, raga, stiamo al buio, perché? Perché stiamo a piena torta, ma raga, guardate che è figa sta cosa, raga. Ma guardate quanto è figa. Tutto il percorso colorato. E ora, ragazzi, il momento tanto atteso, il taglio della torta. Guardate quanto sono belli, ragazzi, e quanto è bella sta torta. Ora c'è lo spumante, boom! E auguri, ragazzi, auguri per questo felicissimo giorno di matrimonio, ragazzi. Auguri fuochi d'artificio, ragazzi. C'è sta de tutto, c'è sta pure i fuochi d'artificio. Quindi festeggiamo tutti quanti. Voi, ragazzi, scrivetelo anche voi nei commenti qua sotto, come ho detto prima, gli auguri a Fabiana e Francesca per questo fantastico giorno. Guardate che fantastici fuochi d'artificio, raga.
E poi ovviamente ci sta il lancio del bouquet, ragazzi, il lancio del bouquet. E che mannata de culo, raga, mannata de culo. Tia, guardate chi l'ha preso. Ah, oh, no, l'ha preso Miki, l'ha preso un'altra invitata. Posso? Sono qui la prima sera. Siamo scappati, ragazzi, siamo scappati pure stavolta. E ora qua possiamo vedere che c'è sta lo sposo che gli sta a far giro attorno attorno come i predatori con una preda. Oh, 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 ma che sta a fa? Oh. Ah, sta pia. Gli sta pia. Che gli sta pia da là sotto, raga? Ma che gli starà mai a fa da là sotto, raga? Ste cose in pubblico non se fanno, piatevi una stanza, piatevi. Ah no, raga, gli ha piato a giarrettiera. Fa il lancio della giarrettiera, come per il lancio del bouquet, il lancio della giarrettiera, raga. Chissà stavolta chi sopia. Chissà chi... ehi, ha fatto la finta, ha fatto. Chissà che chi sopia. 1, 2, 3. Ole! Ecco, si è piato un altro. E il compagno da tipa che l'ha preso prima, raga. Eppure stavolta ma so scampata. Scusa, ma questa giarrettiera tolta così con la bocca così chi denti? Proprio senza parole, guarda. Però ha attaccato, no, subito. Guarda, ci ha messo pure la mano. Ci ha messo la mano, furbacchione, furbacchione umana, ma vedevo sposo che sta di. Insomma, te stasera. Guardate Kiwi, seguitelo. Se seguite, iscrivetevi al canale, vi dice pure la sposa, vi dice. Dai, eh. Dai, dai. Se può mangiare, sono arrivati il buffet dei dolci, mo vi faccio vedere il buffet dei dolci, raga. Cioè, ragazzi, guardate sto buffet di dolci, ma che, si parte con i bignè, a torta capanna e a torta con i bignè, mamma mia, la torta degli sposi Francesco e Fabiano. Auguri, ragazzi, grazie di averci dato questa fantastica serata. L'altra torta, mamma mia, a me pare più che altro, mi pare una pasticceria, mi hanno svaligiato una pasticceria, ragazzi. Oh, quante cazzo di torte non finiscono più, quanti dolci, ragazzi, mamma mia, quanto era buonissima, ragazzi, la torta al limone e che cos'è. Quindi, ragazzi, ora me pio qualcosa anch'io, me pio e mo ve faccio vedere cosa me so piato, anche perché stanno tutte cose particolari qua, oltre ai dolci, alle torte, ai pasticcini, così c'è sta pure zucchero filato, raga, e crepe, i marshmallow, raga. Ma ste cose non le ho mai viste a matrimonio. E mi piace proprio. Mi piace proprio stasera. Io avrei voluto prendermi tutti i dolci che ci stavano, ma raga, stavo proprio pienissimo. Quindi mi sono piaciuto giusto tutto. Buonissimo. È buonissimo, bello. Io raga, prosecco, limoncello, spritz, maron. Io ho assaggiato tutti questi dolcini. Allora, faccio vedere sti dolcini come sono, raga. Tiè, raga, va che ho preso. C'è un botto di roba, raga, mamma mia, qua la glicemia a esterno. Amo. E io intanto inizio a mangiare e si vede dalla mia faccia la goduria di quanto era buono tutta sti dolcetti. E poi c'è sta la stanza delle bomboniere, i confetti e la zona particolare. Oh, ma sta stanza mi piace proprio, tutta bella con la luce soffusa. Guardate quanto è figa sta stanza. La fuma il sigaro. Questo è l'esperto dei sigari della serata, raga. E te chiami? Lui è l'esperto dei sigari, raga. E poi butta questo dentro. Senti, ma ti piace sta serata? Come bellissima serata. Guarda, è stato tutto veramente bello, mirato ai minimi dettagli. Senti, dagli un augurio a Fabiana e Francesca che guarda, ci stanno a guardare. Gli auguro con tutto il cuore di trovare tantissima felicità, tantissima armonia tra loro. E guarda, gli auguro tutto veramente con il cuore in mano. Ma chiediamo a questi invitati verso fine serata che se stiamo a mangiare la torta. Mi fanno male i piedi. Finalmente Leonardo si è addormentato. Mi fanno male i piedi. I pupi si sono addormentati.
ragazzi. Torta la magnata. La torta ancora no. Non l'hai magnata. Ora sto bevendo. Ora sta bevendo. Beviamoci. Sto provando questo limoncello spritz per la prima volta e devo dire che non è per niente male. Dai, grazie. Dai, tanti auguri agli sposi. Grazie Francesca e Fabiano, grazie. Ah, qua c'è sta o sposo, c'è sta. Dove sta o sposo? Senti sposo, ma come stai adersi? La totale assenza spieghi di live mi dà fastidio. So buoni? Voglio farli infiltrare. So buoni. Vabbè raga, qua un po' di gente ti ha fatto gli auguri, poi ti vai a vedere. Insomma ragazzi, ve lo dice pure Fabiano, iscrivetevi al canale. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, se anche voi volete che venga a rompervi le palle ai vostri matrimoni, basta che mi scrivete in direct su qualsiasi social che già sapete ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!